Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, vi parlerò della vicenda dei fagiani, quindi come procede l'allevamento, cosa è successo durante quest'estate e durante quest'anno riproduttivo e diciamo qual è adesso il posto dove si trovano, che è dietro le mie spalle, e tutto quello diciamo che è successo durante quest'estate nel loro allevamento. Allora, adesso i fagiani si trovano qui all'interno del box voliera con diciamo come adesso vedrete dalle clip, con i loro posatoi, luoghi diciamo dove possono stare tranquilli, mangiatoi, abbeveratoio, tutto quel che serve. Però diciamo che durante quest'estate, inizio estate, noi avevamo spostato i nostri esemplari di fagiani in una voliera anche molto più grande che diciamo avevamo allestito. Avevo diciamo spostato tutto il terreno, messo anche delle piante, cespugli per far stare, diciamo, creare un'atmosfera migliore per gli animali, posatoi e tutto l'occorrente. Una voliera antipredatore. Lì avevamo portato la coppia che, come ben sapete, già conoscete dagli altri video che ho fatto in passato, e il maschio che abbiamo preso, un maschio in più che abbiamo preso quest'anno, che abbiamo recuperato da un allevamento in cui era da solo da molto tempo in una voliera abbastanza stretta, e quindi l'abbiamo portato qui. Quindi poi l'ho unito in questa voliera tutti insieme in modo tale che potevano anche socializzare, e anche a livello di gerarchia non ci sono stati problemi. Il problema è stato che all'interno di questa voliera, essendo che la voliera era abbastanza vicino alla parte di bosco dove ho l'allevamento, in modo tale che era anche più isolata dai rumori e diciamo anche dal resto dell'allevamento, proprio per farli stare più vicini possibile a un ambiente più tranquillo e più naturale, però questo diciamo ha anche dato tranquillità ai predatori. Quindi cosa è successo? Essendo che quest'anno abbiamo avuto diverse problematiche con i lupi, questi animali essendo per la grande fame andavano contro la rete e cercavano di romperla, quindi tra le zampe che cercavano di infilare, i denti che davano i morsi alla rete, piano piano la stavano danneggiando. Qual è il problema? Che abbiamo avuto questo problema nel senso che un lupo per crearsi un varco per passare all'interno della rete che utilizziamo noi ci vuole molto tempo, quindi per quell'aspetto lì eravamo molto tranquilli, essendo che è una struttura antipredatoria. Il problema è che un buco più piccolo, che non va bene per un lupo, però che diciamo, può andare bene per un altro predatore, ad esempio una volpe, che comunque qui ci sono, questo non andava bene per la voliera. Quindi per questo, per il primo periodo, ho sempre riaggiustato la parte di recinto, quindi diciamo mettendo sopra altra rete, e in modo tale per non far rischiare gli animali. Però poi mi sono messo al lavoro per diciamo, adibire e aggiustare questa voliera che è diciamo, in passato utilizzata anche come box per gli avicoli, e diciamo, per far passare ai fagiani un inverno e autunno tranquilli, e in più anche al coperto perché per le temperature comunque poi dovevano stare un pochino più al riparo. Quindi come avete visto li ho portati in questo posto qui. Adesso giro la camera e vi mostro più nel dettaglio e vi spiego le scelte per cui li ho sistemati in questo modo. Quindi ragazzi, questo è il box, è predisposto di un posatoio qui più alto, uno più basso, poi ho messo questo nido dove diciamo per la futura deposizione della prossima stagione dei fagiani, che però poi può essere che l'animale troverà un posto più tranquillo per lei e deporrà in altri posti, però ho voluto dare intanto una possibilità già di nido. Qui ho messo questa mangiatoia per ora, e qui c'è questo abbeveratoio collegato al serbatoio, e quindi gli animali sono qui con una lettiera di misto segatura, fieno e fogliame, in modo tale da ricreare diciamo, il sottobosco che si trova di solito in natura, per far star meglio gli animali al pulito.
poi presto metterò, diciamo, delle mangiatoie e abbeveratoi automatici e anche molto più capienti per, diciamo, far star meglio gli animali e avere sempre acqua e cibo a disposizione, sempre il più pulito possibile. E quindi per ora questi che ho inserito sono momentanei. Sì, volevo anche parlarvi, come vi dicevo prima, della questione, diciamo, produzione 2021. Per quanto riguarda i fagiani dorati, quello che è accaduto, come è andato e come mi sono trovato. Allora, come avete visto, nel frattempo tutti e due maschi, uno ormai essendo che già un'età elevata, aveva già il piumaggio da adulto, mentre l'altro durante quest'estate, dopo la muta, ha messo il piumaggio, diciamo tra virgolette, da esemplare adulto o comunque il piumaggio finale. E quindi sono adesso tutti gli esemplari adulti, si possono considerare. Però comunque durante questa stagione io ho incubato uova perché il maschio giovane che ho in allevamento, che ho in allevamento adesso ne ho due, e comunque era già fertile anche se non compieva tutto il piumaggio. Quindi abbiamo incubato le uova con le incubatrici della River System, sia con le T Super della River System che con le T24 classica. Ottimi risultati, adesso vi metto anche delle immagini, delle schiuse, i fagiani che ho fatto nascere. Sono riuscito a far nascere diversi esemplari. L'unica problematica riguardo alla prole quest'anno è stata che ho avuto una problematica nella crescita, cioè praticamente essendo che hanno bisogno di un'alimentazione molto completa, nel senso che hanno bisogno, vengono considerati per i primi 3 mesi di vita insettivori, quindi hanno bisogno da un certo tempo della loro vita fino un altro tempo, hanno bisogno in quel lasso di tempo di insetti come sia insetti veri e propri o comunque larve, tarme della farina eccetera. Quindi io ho iniziato a somministrare questi insetti in un periodo per alcuni animali troppo tardi, perché ho voluto aspettare che gli animali comunque erano abbastanza grandi, quindi intorno alle 2 settimane per beccare insetti di una certa grandezza, e solo che per alcuni ormai era troppo tardi, essendo che io non ero proprio, sono abbastanza nuovo nel settore dei fagiani, ho avuto questa problematica che per alcuni era già troppo tardi, e quindi con le poche, troppo, diciamo, poche proteine che avevano gli animali, essendo che loro in quel periodo, prima delle 2 settimane, ne avevano bisogno di più, e invece io ancora non iniziavo a somministrare insetti, alcuni purtroppo non ce l'hanno fatta. Poi, però, dalle incubate dopo e dai quelli che a 2 settimane, comunque sono arrivati a 2 settimane senza nessun bisogno di insetti, e poi io ho iniziato a somministrarli, sono tranquillamente cresciuti. Adesso vi metto anche altre foto di mentre, di quelli che hanno raggiunto una certa età. E comunque, avendo comunque prodotto un certo numero di esemplari, dopo un po' di tempo li ho inseriti proprio nella voliera di cui vi parlavo prima. L'unico problema è stato che, come vi ho detto, c'erano dei continuo predatori che cercavano di prendere i fagiani. Quindi qual è stato il problema? Che quindi, essendo che c'è nella voliera sopra una rete simile a questa, che è 5 cm per 7,5 ogni un rettangolo, quindi comunque una zampa di un predatore, ad esempio del lupo, ci entra tranquillamente, e i fagianotti, quando erano inseriti all'interno della voliera, avevano una grandezza poco più grande di questa. Mi sono assicurato prima, facendo prove al chiuso, che i fagianotti non riuscissero a uscire da questa rete. Quindi una volta che avevo questa conferma, li ho inseriti nella voliera insieme agli altri. Però il problema è stato che, essendo che ho trovato sia le piume che ho trovato proprio in quei punti la rete abbastanza rotta, abbiamo capito che i predatori, però, sono riusciti a prendere i piccoli fagianotti che avevo inserito, filando le zampe e tirandoli. Essendo che comunque erano un minimo più grandi della rete, comunque con un po' di
movimento e di forza sono fuoriusciti da fuori e quindi i predatori sono riusciti a prenderli. Alcuni invece purtroppo non, diciamo, hanno perso comunque la vita, però li ho trovati che erano ancora all'interno della rete e in più questo è stato purtroppo accaduto perché essendo che erano esemplari molto giovani hanno avuto una problematica a livello che quando si inseriscono nuovi animali comunque non fanno subito gruppo e quindi i più piccoli tendono a restare nei lati della voliera, essendo che di solito alla maggior parte nel centro della voliera ci sono gli animali che adulti che già vivono da un po'. Quindi il fatto è stato che i predatori sono stati anche, diciamo, fortunati che i piccoli stavano sempre sui lati e quindi erano più facili da predare. Quindi, come vi ho detto prima, subito dopo questi accaduti di cui mi è dispiaciuto molto, tutti gli adulti li ho portati all'interno di questo box adesso per l'inverno e autunno. In modo tale che sono sia al riparo per la questione, diciamo, vento, freddo e tutto, e sia sono più sotto controllo, ma anche per soprattutto i predatori, perché non volevo che subissero stress anche che, non, diciamo, essendo che sono animali ormai adulti e sanno che si sta nella voliera al centro, comunque sanno che c'è il pericolo dei predatori, comunque non stanno molto tempo ai lati o comunque nella notte vanno a dormire in alto, nei posatoi. Però lì alla voliera non volevo che comunque subissero stress, come dicevo prima, che i lupi, i predatori potessero battere di continuo di notte sulla rete e quindi comunque causano stress all'animale. Quindi onde evitare questo, li ho portati all'interno di questo box, come vi mostravo prima. In più questo box comunque in un luogo più riparato e tranquillo, e anche se ha una rete simile, comunque, come potete notare qui, sia per la questione del non far uscire la lettiera fuori nel resto del luogo dove tengo questo box, ma sia anche per una protezione sia dai piccoli che per in generale per gli animali, c'è questo primo all'incirca 60-70 cm di legno che diciamo tiene al sicuro sia da possibili stress di animali che passano qui vicino e danno fastidio, ma anche proprio in generale anche di piccoli che possono fuoriuscire, li tiene al sicuro. Quindi questo è come ho cercato di risolvere la problematica che purtroppo ho avuto con i fagiani, essendo che comunque era il primo anno di riproduzione e quindi adesso siamo pronti per la prossima stagione che avremo, ripartiremo con l'incubazione e tutto, quando gli animali torneranno in produzione, potremmo incubare tranquillamente e poi comunque procederò più avanti a creare una voliera più grande che quindi gli animali possono stare comunque più larghi ma soprattutto più sicuro, essendo che quest'anno è stato il primo anno in cui diciamo, essendo per la siccità mancava anche selvaggina in natura, è stato più difficile, i predatori si sono avvicinati molto di più e quindi creavano anche più stress agli animali. Quindi da me e le galline ornamentali è tutto, ci vedremo al prossimo video dove forse sarà un vlog, vi parlerò comunque di aggiornamenti e volevo prima chiudere questa parentesi per i fagiani per poi proseguire nel raccontarvi tutto il resto, come invece è andato per il resto dell'allevamento. Qui purtroppo c'è stato un minimo di problema a livello di predatori che diciamo. Mi dispiace molto che c'è stato e speriamo che diciamo, poi nella prossima stagione riusciremo a produrre molta prole e diciamo, ingrandirci su questo settore e su questi animali. Quindi, come dicevo prima, dall'allevamento delle galline ornamentali è tutto e da me è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!